Ciao a tutti, ragazzi, sole e bentornati in un nuovo video. Perché oggi il video inizia così come se sembri che sono strana? Beh, tanto l'avete già capito perché avete letto il titolo, ma ci tengo a spiegarvi questo titolo. E per chi non mi conoscesse, ciao a tutti, io sono Carlotta e questo appunto è il mio canale, dove porto sempre tutto quello che tratta la mia vita praticamente, no? Quando mi chiedono cosa fai su YouTube, non è che io dico beauty o queste cose qui, perché alla fine faccio un po' di tutto, no? Un po' tutto quello che riguarda me e quello che mi piace fare, insomma. E la cosa più che mi piace più fare in assoluto è portare gioia e allegria alle persone che mi vedono. Anche questo è uno dei motivi per cui ho pure TikTok, ma vabbè. Mi piace comunque che la gente sorride, sia allegra quando vede un mio video, comunque in mia presenza. Perché questo titolo? Voi direte, oh mio Dio, eh? No, è vero. Un anno fa, più o meno, ho iniziato pure appunto questa piccola bugia con tutti, con voi, con me, con i miei amici, con un po' tutto quello che mi circondava, no? Diciamo che un anno fa, oltre appunto a questa cosa, molti se ne sono accorti, perché ho ricevuto moltissimi messaggi dove appunto mi si facevano delle critiche legate a il mio aspetto fisico principalmente, no? Sapete benissimo tutti il mio passato, ovvero sapete tutti che, cioè almeno se mi conoscete, se mi seguite, sapete che ho perso 17 kg, che non era così prima, ma l'anno scorso diciamo che ho perso un attimo un po' non so come dire, ho perso il controllo, no? Di tutto quello che mi circondava. L'anno scorso ho iniziato un lavoro che non mi piaceva molto. Avevo perso tutti quanti praticamente i miei amici, o comunque li vedevo troppo poco, per tantissimi motivi. Non sono qua a dare colpa a nessuno, non voglio aprire cose vecchie, non mi interessa, però diciamo che appunto ero pressoché sola, no? E avevo un'altra persona, non stavo con Mattia, e mi è successo di appunto perdere il controllo. Cosa vuol dire perdere il controllo? Cosa è successo? Qui voi mi avete sempre visto felice, mi avete sempre visto positiva, no? Perché anche quando c'è stato un momento in cui ho traballato anche qui su YouTube, infatti avevo lasciato i video per 3 settimane, un mesetto, ma ho sempre cercato di essere positiva, perché se io avessi aperto il mio cuore, raccontato tutto quello che mi passava per la testa in quel momento, credo che il mio crollo sarebbe stato peggiore. Comunque sia, un anno fa, questi tempi, forse inizio settembre o forse già fine agosto, non lo so perché non me ne sono accorta per niente all'inizio, ho iniziato a perdere altro peso, ma non perché io non mangiassi, semplicemente perché qualsiasi cosa io mangiassi veniva bruciata completamente dal mio nervoso, dalla mia ansia, dalla mia pesantezza che mi sentivo in testa, no? Questo appunto per una serie di fattori che mi portava a sentirmi sola. Quindi perché questo titolo? Ho mentito? Ho mentito perché ho fatto finta di star bene, ho fatto finta che andasse tutto bene, no? E forse non era neanche giusto nei vostri confronti, ma nemmeno nei miei, perché neanch'io me ne sono accorta, neanch'io mi sono ascoltata, no? E io ho sempre creduto di farcela sempre da sola, anche nei momenti in cui mi sembrava di proprio di morire, di non avere più forze, no? Ho sempre contato soltanto su di me. Finché c'è stato verso metà ottobre, dove ormai io ero passata da un peso di 55 kg, 54 come mio solito, perché comunque io sono, da quando ho perso i chili in più, sono sempre stata sui 54 kg, 55, sono sempre stata magra. Forse un po' troppo, alcuni dicono sempre, ma
E in quel periodo, verso ottobre, io inizio. Sfioravo a malapena la soglia dei 50, forse. E voi direte, vabbè, 4,5 kg che sono? No, si vede tanto, soprattutto quando una persona è già molto magra, perché obiettivamente sono magra adesso, no? Quando tu ne perdi anche solo 3-4 e vai in un deficit incredibile di peso, si vede già. E molti di voi infatti se ne sono accorti, mi hanno anche insultato parecchio, no? Sotto i video. E io avevo fatto anche un video dove mi ero sfogata con voi facendo un Get Ready With Me, perché non capivo il motivo per cui mi attaccasse così tanto. Io non vedevo nessun problema, cioè per me non esisteva nessun problema, avevo tutto quanto sotto controllo. Cosa succede? Una sera, io ero qui con la persona che stavo prima, mi viene una crisi isterica, inizio a ridere fortissimo, 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 subito dopo mi viene una crisi di pianto incredibile. Allora lì ho chiesto aiuto, è stata la prima volta che ho chiesto aiuto e ho detto che non riuscivo più a controllare la mia testa e il mio stomaco, non riuscivo più a fare delle cose vitali facilissime che la gente fa appunto normalmente, come tutti, e io non riuscivo più a fare nulla di tutto ciò, no? Beh, la risposta sappiamo tutti qual è stata da questa persona, perché appunto non stiamo più insieme, ma quello è stato soltanto un aggiungersi, nel senso che mi sono ritrovata a pesare 47 kg nel giro di niente. E si vedeva, seguendo a rivedere i miei video vecchi, si vedeva, c'è un video su TikTok dove io riguardo sempre, no? Perché un po' mi turba. E comunque sia, ho veramente rischiato, sono veramente arrivata al limite. E perché ve lo sto dicendo adesso, no? Qualche giorno fa mi è capitato di avere dei ricordi su Instagram e ho rivisto un ricordo di quando stavo già dimagrendo ed è stato scioccante per me. Vi metto una foto qua. Qua ero ancora sui 49 forse, comunque era una settimana prima che avessi il mio crollo finale. Devo dire che però, per quanto io non vi abbia detto nulla, per quanto io non abbia affrontato il problema, siete stati fondamentali perché su Instagram, qui sotto, nei commenti, su TikTok, mi avete sempre mandato amore, no? Ed è stato fondamentale in quel periodo della mia vita. Dopo un po' di mesi io, vabbè, ho conosciuto la persona con cui sto attualmente, che poi, vabbè, lì è stata una forza incredibile, mi ha dato e io sono tornata, perché poi sono tornata. Però voi avete giocato un ruolo importante, anche non sapendo niente, avete dato un aiuto incredibile, come i miei amici alla fine. A volte si pensa, no, che le persone che abbiamo intorno siano tanto forti. Io non so se qualcuno si intende qualcosa di segni. Sono leone, ascendente leone, sono un carattere un po'. Nel senso che se qualcosa non mi va bene, non sto lì e ti dico, ah no, sì, è quello. Quando voglio bene le cose sono un po' differenti, tendo a sopportare finché prendo e me ne vado e ciao e grazie, ed è sbagliatissimo, ma purtroppo sono fatta così. Ma quando le persone mi vedono fuori, persone che non sono strettamente legate a me, mi vedono sempre come la persona forte, la persona autoritaria, la persona che no? Molte volte questi caratteroni, a volte visti anche molto male, perché delle volte sono discriminata per il mio carattere a prescindere, qualunque cosa succeda è sempre colpa mia, no? Del mio caratteraccio, che poi così brutto, credetemi, non è, ma spero che se avete iniziato un pochino a conoscermi lo sappiate. Stavo dicendo che comunque c'è sempre una piccola parte dentro di noi che nessuno vedrà mai. E quella parte è uscita l'anno scorso, è durata un bel po' di tempo e non vi posso dire che oggi molte volte non sia ancora a combattere con quella storia, perché ci sono delle volte in cui magari sono un po' più. Un po' di tempo fa è successo che magari un po' più stressata il mio corpo reagisce così. Io non reggo la tensione, no? Ho sempre sofferto di crisi di panico, questo lo sapete anche se mi seguite da tanto, ma l'anno scorso ho veramente avuto un crollo. Che forse mi è servito, perché non sto dicendo che
sia stato giusto. Oh, sì, dobbiamo farlo tutti, ve lo auguro. Assolutamente non ve lo augurerei mai e non lo auguro a nessuno, neanche al mio peggior nemico, neanche a chi mi ha fatto del male, no? Però mi è servito molto questo periodo perché sono riuscita a rinascere, no? E forse da tutta quella cacchina che è stata quel periodo ho trovato delle cose molto positive, sono rinata e forse oggi sono leggermente un po' più forte, non vi dico che sia posto passata, fantastica, però vi posso dire che l'affetto, l'amore, perché è quello di cui io ho cercato di circondarmi in questo anno, no? Affetto, amore, gioia, persone che mi volevano bene. Ho evitato le situazioni dove magari le persone non... Sapevo che alcuni magari non capivano il mio carattere o mi facevano la bella faccia e aspettavano solo che mi girassi per pugnalarmi, no? Ho tolto tutte quelle situazioni che potevano essere dannose perché ragazzi dobbiamo circondarci di cose positive, è importantissimo perché è bellissimo avere amici e amiche per far festa, fare cose, ma nel momento del bisogno saremo soli. Io, grazie al cielo, l'anno scorso ho avuto delle persone che mi sono state vicino davvero completamente. Io non finirò mai di ringraziare queste persone, no? E come non finirò mai di ringraziare quello che avete fatto pur non sapendo. Forse magari alcuni se ne sono accorti, però credetemi che a me faceva arrabbiare quando vedevo i commenti dove mi dicevano parole pesanti che possiamo immaginare tutti, perché ero magrissima, no? Invece forse non dovevo essere così arrabbiata con quelle persone. Forse volevano soltanto scuotermi qualcosa, non lo so. Non so bene se ho fatto bene, se non ho fatto bene. Non vi so dire, sinceramente, questa cosa è ancora un po' una ferita aperta per me. Però, questo è quanto. Questa è la spiegazione che vi volevo dare. A distanza di un anno forse è un po' tanto, però ognuno ha i suoi tempi, spero che voi capiate, appunto perché ci ho messo così tanto a espormi questa cosa e a espormi perché non ne avevo idea, neanche io. E niente, io vi mando un bacio super enorme, ci vediamo al prossimo video e vi voglio bene. Grazie di tutto, anche se a volte le cose sembrano futili, per alcuni sono importanti.